L'allenamento combinato per il triathlon rappresenta uno dei punti cardine della preparazione per le gare. Il triathlon è uno sport di endurance che richiede specificità. Combinare le tre discipline, nuoto, bici e corsa, è un aspetto quindi fondamentale per abituare tutto l'organismo, sistema muscolare e cardiovascolare, ad effettuare tre differenti sforzi in successione, senza pause. In fondo, una delle maggiori difficoltà che riscontrano sia i triatleti amatori, ma anche gli atleti evoluti, provenienti magari dalla corsa, dal nuoto o dalla bici, è proprio quella di essere in grado di mantenere un elevato livello di performance adattandosi alle differenti tipi di sforzi che ogni singola disciplina richiede. Oggi voglio aiutarti a capire meglio cosa si intende esattamente per allenamento combinato nel triathlon, ma soprattutto quando e come farlo. Per allenamento combinato si intende un allenamento che prevede la successione di due differenti discipline, ad esempio bici e corsa, ripetute nel tempo per un determinato numero di volte, con un tempo di transizione ridotto. La durata e l'intensità varia in base al tipo di gara che si sta preparando, sprint, olimpico, mezzo Ironman o Ironman, ma non deve mai superare i 15-20 minuti se parliamo di tempo, o i 4-5 km se ragioniamo in termini di distanza. Oltre queste tempistiche, non si parla più di allenamento combinato, ma di doppio allenamento, ad esempio 50 km in bici seguiti da 10 km di corsa. L'allenamento combinato può essere svolto sia nella fase preagonistica, cioè quella lontana dalle gare, sia nella fase agonistica, durante cioè il periodo delle gare. Molto dipende dal proprio livello di allenamento e dalla capacità di recupero, in quanto un allenamento combinato rispecchia molto lo sforzo di una gara vera e propria e di conseguenza richiede anche tempi di recupero adeguati. Nella fase iniziale della preparazione, cioè quella lontana dalle gare, è necessario che i primi combinati vengano effettuati cercando di mantenere un regime aerobico, diciamo a fondo lento, mentre quelli più vicini alle gare devono essere svolti ad alta intensità, in modo da ricreare il più possibile le condizioni di sforzo e intensità il più possibile simili a quelle che poi si affrontano in gara. Per un triatleta age group, diciamo amatore, non è sempre semplice poter alternare le tre discipline nei combinati. Associare nuoto e ciclismo è sicuramente più complesso per un discorso logistico, mentre la fase di corsa e di bici sono invece facilmente replicabili in ogni situazione. Quanto spesso è utile effettuare gli allenamenti combinati dipende prima di tutto dal proprio livello di allenamento. Ma ricorda che il triathlon richiede specificità e non va allenato come la somma di tre differenti discipline. Effettuare un combinato ogni 30 giorni è un ottimo punto di partenza, ma l'obiettivo deve essere quello di poter inserire un allenamento combinato nella propria preparazione ogni 15 giorni. Quello che può variare è l'intensità. Non tutti i combinati, infatti, devono essere effettuati alla massima intensità. Sarà invece utile alternare combinati ad intensità elevata con allenamenti a media e bassa intensità, così da fornire differenti stimoli al proprio corpo. Anche per oggi è tutto, ci sentiamo presto e buon triathlon! Ciao!